Cari ragazzi, in questi giorni dopo Pasqua vi ho pensato. Vi ho pensato perché in queste settimane avreste dovuto ricevere la prima comunione o la cresima, secondo i gruppi e il cammino fatto. E invece non è possibile, a causa di questo virus che ci ha relegati tutti in casa. Sapete come non abbiamo potuto nemmeno celebrare con tutti. Abbiamo fatto in pochi e alcuni hanno potuto seguire tramite streaming o altre forme di comunicazione. E adesso sono qui a dirvi che la festa della vostra prima comunione cresima non è annullata, è rinviata. Questo naturalmente è qualcosa che un po' dispiace, ma può diventare una vera opportunità. Io vorrei dirvi innanzitutto che Gesù un po' si rammarica anche lui di non poter incontrarvi, di dover aspettare. Gesù desidera incontrarvi, desidera incontrarci. E arde dal desiderio di poterlo fare. Ecco, questo tempo che ci separa dalla festa dell'incontro con Gesù e dal dono dello Spirito, perché ci sarà e si farà più tardi, questo tempo è un tempo prezioso per far crescere in noi il desiderio di incontrare Gesù, di ricevere il suo spirito. E questa è la cosa davvero importante, perché il nostro desiderio diventi un po' come quello di Gesù nei nostri confronti. Io vorrei in questa occasione ringraziare voi, naturalmente, dell'impegno che state mettendo anche nel cercare di coltivare quello che avete appreso nella catechesi e un po' la vostra fede, la vostra preghiera. Ma vorrei ringraziare in modo particolare, insieme a voi, le vostre famiglie che vi hanno aiutato, che vi accompagnano, i parroci, i catechisti e le catechiste e tutti coloro che vi aiutano a crescere, anche i vostri docenti. Ecco, davvero che questo tempo di attesa per una festa rinviata sia davvero un tempo prezioso, un tempo utile. Spero che voi tutti stiate in buona salute, che possiate trascorrere bene questo tempo che ci rimane prima di riprendere a poco una vita sociale e vi auguro di cuore ogni bene. Il Signore vi benedica.